Il 1992 è un anno che l'Italia non dimenticherà mai, quello delle stragi di mafia. Il 19 luglio di quell'anno a Palermo era una calda domenica d'estate, doveva essere una giornata di festa come tante altre trascorse dai palermitani, ma non fu così. Palermo e l'Italia intera stavano lentamente metabolizzando la strage di Capaci, in cui il 23 maggio persero la vita il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta. A soli 57 giorni da quella tragedia, accadde una disgrazia ancora più grave e terribile, perché drammaticamente annunciata. Quel giorno, il giudice Paolo Borsellino, dopo aver pranzato con la moglie e i figli, va a trovare la madre in via Mariano D'Ameli a Palermo. Sono le ore 16:58. Scoppia l'inferno. In poche parole, si tratta di un attentato. C'è un collega forse che è rimasto all'interno della macchina, è un ferito che è qua, ci è venuto a chiedere il nostro aiuto. Buonasera, è così a Palermo, in via Mariano D'Amelio, nella zona della Fiera, la mafia ha colpito ancora. Ha ucciso con la stessa feroce precisione già dimostrata 2 mesi fa. E dopo Falcone è toccato all'altro simbolo della magistratura, ma di tutto lo Stato, vorrei dire, impegnato contro la mafia, Paolo Borsellino. Una Fiat 126 rubata e imbottita di tritolo, parcheggiata sotto l'abitazione della madre del magistrato, esplode, uccidendo il giudice Borsellino e 5 agenti della scorta. Agostino Catalano, Walter Eddi Cosina, Vincenzo Limuli, Claudio Traina ed Emanuela Loi, la prima donna della polizia a perdere la vita in servizio. Non c'è assolutamente speranza per questa città. È finito tutto. La città di Palermo e l'Italia intera ripiombano nel dolore. Un dolore che si trasforma anche in rabbia verso quello Stato che ancora una volta non è riuscito a proteggere i suoi servitori. A distanza di 27 anni da quei tragici eventi, tante sono le domande che non trovano una risposta. Si è ancora alla ricerca di giustizia e della verità sulle stragi. Oggi, in via D'Amelio, nel punto dove si era creata la voragine causata dall'esplosione dell'autobomba, sorge l'albero della pace. Fu piantato appena un anno dopo l'eccidio che costò la vita al giudice Borsellino e a 5 agenti della scorta. Un albero di ulivo proveniente da Betlemme, diventato negli anni un luogo di pellegrinaggio e che rappresenta un simbolo di pace, di memoria, di rinascita, di solidarietà, di giustizia e di impegno civile. Sono questi i valori da cui ripartire, che tutti hanno il dovere e l'obbligo morale di mettere in pratica ogni giorno se davvero si vuole arrivare alla verità. È il modo migliore per omaggiare tutte le vittime di mafia e far sì che il loro sacrificio non sia stato vano. Perché, anche se li avete uccisi, le loro idee cammineranno per sempre sulle nostre gambe. Cosa la spinge a essere qui? Ha un dovere civico morale innanzitutto. Premetto, io sono un semplice cittadino, non ho nessun ruolo, sono un attivista delle agende rosse di Salvatore Borsellino, abruzzese. In ambito locale cerchiamo di promuovere la cultura della legalità nelle scuole, prendendo esempio dai tanti familiari di vittime, Salvatore in primis, che per noi è il padre putativo simbolico in tutta Italia dei 50 gruppi delle agende rosse. Nel nostro piccolo cerchiamo di essere vicini a queste persone che meritano tutto il rispetto, e quando li sentiamo abbiamo modo di riflettere, di dire che forse noi siamo stati solo più fortunati di coloro i quali sono nati, come diceva il dottor Borsellino, in questa terra bellissima ma disgraziata qual è la Sicilia. Mi spinge semplicemente un legame di sangue, perché Paolo era il mio prozio, io non ero nata in quegli anni,
e quindi mi preme non solo questo legame di sangue, ma anche uno spirito che da cittadina mi porta a essere qui ogni anno, e anche quando non posso esserci cerco di, ovunque io sia, di fare memoria così come è giusto che venga fatto. Non solo in questa giornata, non solo nelle giornate in cui si fanno le manifestazioni, ma tutti i giorni, con rispetto per tutti i cittadini, per le istituzioni. Perché comunque penso che le istituzioni siano, come mi ha insegnato mio zio, come mi ha insegnato mia nonna, le istituzioni sono sacre. Poi sono le persone che le possono infangare o meno. Noi che rappresentiamo il sindacato di polizia SIAP, il sindacato dei poliziotti di base, siamo qua per portare una testimonianza da tanti anni, perché pensiamo che gli uomini dello Stato devono cercare la verità, avere il coraggio di guardare dentro lo Stato. Perché uno Stato che non è capace di guardarsi dentro non è uno Stato democratico. Uno Stato che è capace di guardarsi dentro e di allontanare le ombre su quello che è accaduto, sulle stragi, sulla mafia, sui rapporti perversi tra mafia e politica, è uno Stato degno di questo nome e al servizio dei cittadini, perché la democrazia e lo Stato sono dei cittadini. È un dovere sia morale che civile manifestare questa commemorazione anche con una forma di protesta, nel senso di avere finalmente la verità su questa strage, cosa che dovrebbero in principale, insomma, i palermitani essere presenti, ma purtroppo viviamo in una società spesso indifferente, dove uno ha paura anche di se stesso. Una scuola di Susa, in provincia di Torino, qui in via D'Amelio il 19 luglio per ricordare il dottore Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. È importante per i giovani, perché noi siamo una scuola di Stato. E in quanto scuola di Stato crediamo fortemente nelle nostre istituzioni. Abbiamo partecipato e seguiamo come scuola le indagini e siamo vicini a Salvatore Borsellino, che è già venuto nella nostra scuola diverse volte. I ragazzi di questa scuola hanno deciso di rinunciare a una parte delle loro vacanze, perché a luglio, come ben sappiamo, la scuola è chiusa, e chiedono tutti gli anni, non è il primo anno che veniamo, chiedono fortemente tutti gli anni di venire a luglio e che la scuola organizzi per loro e che siamo noi presenti insieme a questi giovani per testimoniare la presenza e la lotta contro la mafia, perché la mafia non è solo a Palermo, la mafia c'è in Valle di Susa, c'è nelle piccole e grandi cose, c'è in tutta l'Italia. Penso che in questa strada oggi non ci debba essere una sola preside, ma ci dovrebbero essere tutti i presidi d'Italia, perché noi siamo Stato e la scuola è l'unico luogo, è uno dei pochi luoghi che potrebbe vincere la lotta contro il crimine e la delinquenza. L'importanza della memoria è determinante nella misura in cui è determinante scoprire la verità su quelle stragi che ancora oggi, a 27 anni di distanza, non è ancora venuta fuori in tutta la sua forza e in tutta la sua realtà. Perché ci sono zone d'ombra ancora molto oscure su quelle vicende giudiziarie ancora non concluse, che solo adesso cominciano a far intravedere barlumi di verità e, devo aggiungere, di speranza. La malapianta della mafia non è ancora sconfitta, è sempre forte. Ha cambiato pelle, ha cambiato forma. Noi dobbiamo riuscire a dotarci di nuovi strumenti per combatterla, che non sono solo gli strumenti della repressione, lo dico da poliziotto, da segretario del sindacato di polizia, ma lo dico da cittadino italiano. Il maggiore strumento di contrasto alla criminalità organizzata è la cultura, è investire nella scuola e nelle nuove generazioni. Siamo qua per fare memoria insieme, siamo qua perché vogliamo, pretendiamo che sia fatta luce, che sia fatta verità, siamo qua perché siamo convinti che questa battaglia alla fine la Palermo che spera e che crede nel bene la vincerà. Cosa è cambiato da 27 anni a questa parte? Ma molte cose sono cambiate dal mio modesto punto di vista. Siamo arrivati, mi pare di aver letto, all'esito, anche seppur in primo grado, dell'esito della trattativa Stato-Mafia, condotta magistralmente dal pool di Matteo, Teresi, Tartaglia e Del Bene. Sono tasselli importanti per ricostruire la storia d'Italia degli ultimi 27 anni. Si lotta, si continua a lottare fra i depistaggi iniziali e quelli più giornalistici di informazione degli ultimi tempi, parlo con cognizione di causa, però penso che si stia maturando nel tempo, nei giovani soprattutto, l'idea che il cambiamento è possibile, il cambiamento deve partire da ognuno di noi, dal proprio interno.
In 27 anni sono cambiate moltissime cose nell'ambito dello sviluppo dell'indagine su questa strage. Sono stati messi in atto alcuni fascicoli che erano segretati, sono andate a galla alcune situazioni che prima magari si vetava e non si sapeva nulla per paura, per altre cose, e quindi finalmente forse qualcosa di buono si sta muovendo. Una consapevolezza diversa degli uomini di Stato. Stamattina io mi sono sentito onorato di appartenere alla Polizia di Stato, perché ho sentito un capo della Polizia, il prefetto Gabrielli, che è un grande capo della Polizia, dire che lo Stato e gli uomini dello Stato sono parte resa in questa storia. Se ci sono uomini dello Stato che si sono deviati, che hanno sbagliato, vanno cercati e perseguiti, perché questa è la legalità, questa è la democrazia. C'è sicuramente consapevolezza, però il problema è che ci sono generazioni nuove che non avendo vissuto questa fortuna di far parte di questa famiglia, però ci sono persone che non hanno questa fortuna o sfortuna più che altro. E insegnare quello che è successo all'epoca a queste nuove generazioni è più complicato, perché la vedono come una cosa molto lontana, quando in realtà potremmo dire è successo ieri. E lo vedo con i miei coetanei, l'ho visto stamattina quando abbiamo fatto giocare i bambini più piccoli che sono venuti dai vari quartieri di Palermo e non solo. Però sicuramente parlando della semplicità delle persone, quello secondo me è un ottimo metodo per far capire che erano semplicemente persone, non erano eroi, non erano niente di tutto questo, erano persone come me, come chiunque altro. Quell'anno, il 92, l'anno delle stragi, fu un anno particolarmente pesante, ma la popolazione, basta tornare indietro con la mente, non si spensa davanti a quelle stragi. Dopo lo smarrimento, che fu una sorta di elettroshock, la gente ha cominciato a ribellarsi, a tirare fuori quella rabbia che spesso nella vita è necessaria per ottenere dei risultati. Oggi la gente ha voglia di verità, oggi la gente ha voglia che le cose cambino. Certo, la battaglia è ancora lontana da vincersi, però il clima è cambiato. Adesso i poliziotti vengono abbracciati dalla gente che continua a credere in loro e si sentono parte della gente. Noi lo scriviamo nelle nostre magliette, siamo dei poliziotti ma siamo anche fratelli, sorelle, e pretendiamo che lo Stato, senza se e senza ma, sia dalla parte dei cittadini e dalla parte della verità. Cos'è per te la mafia? Per me la mafia è un gruppo di vigliacchi che non hanno il coraggio di lavorare, non hanno il coraggio di vivere in modo onesto, e quindi hanno bisogno di sotterfugi, hanno bisogno di usare l'illegalità per poter andare avanti e scegliere le strade più semplici al posto di usare la strada più difficile, lavorando duro per poter andare avanti. E lo Stato invece cos'è per te? Lo Stato per me siamo noi, cioè lo Stato dovremmo essere noi, perché essendo che l'Italia è uno Stato democratico, lo Stato dovremmo essere tutti noi. Si dà il voto a persone che scelgono per noi e si spera che prima o poi si trovino persone che scelgano in modo giusto. Lo Stato per forza non deve essere qualcosa di sbagliato, ma molte volte, ad esempio tra le trattative Stato-mafia, lo Stato fa scelte molto sbagliate. Lo Stato in questo momento per te è più forte della mafia o la mafia è più forte dello Stato? E cosa servirebbe eventualmente? Allora, se lo Stato potessimo essere realmente noi cittadini onesti, saremmo molto più forti, ma purtroppo ancora non lo siamo. Quindi per adesso, essendo che la mafia è insediata tra quelli che decidono per noi, possono ancora comandare, ma l'Italia un giorno sarà nostra, di noi piccolini, e spero che chi passerà il comando riuscirà a togliere la mafia dall'Italia. Cosa manca allo Stato per vincere l'illegalità e la mafia?
lasciarsi alle spalle retaggi culturali antichi, diciamo, di rapporti perversi. Noi dobbiamo diventare uno Stato un po' più europeo e lasciare da parte il passato e guardare invece alle funzioni dello Stato delegate a poliziotti e magistrati con spirito di servizio per i cittadini, in maniera democratica, in maniera autorevole, mettere da parte l'autoritarismo, perché le funzioni che ci sono delegate non appartengono a noi ma appartengono ai cittadini. Diceva Falcone e anche Borsellino che la mafia può cambiare soltanto se in ogni essere umano cambia la cultura. La cultura di non essere mafioso, di non essere simpatizzante alla mafia. Ecco, questo è quello che manca. Manca il radicamento di una cultura della legalità. Se noi restassimo proprio tutti i delinquenti in giro e però come dire, il terreno rimanesse fertile perché nuove persone prendessero quel posto, le nostre battaglie sarebbero vane, una fatica di Sisifo infinita. Mentre noi dobbiamo non solo sradicare la malapianta, ma fare in modo che il terreno della società sia reso infertile a chi vuole prendere quei posti disoccupati adesso dai mafiosi. Quindi dobbiamo ripartire dalle basi, dalla cultura della legalità. Lei ha dei figli? Sì, ho dei figli e spero e credo soprattutto per loro. Come ha descritto ai suoi figli la mafia? Ho raccontato ai ragazzi degli episodi che venivano raccontati a noi quando eravamo un po' più piccoli, partendo da frasi celebri, discorsi celebri pronunciati dal dottore Falcone, dal dottore Borsellino, e facendo capire loro che il favoritismo, la corsia preferenziale, gli aiuti non dovuti, i favoritismi, quelli che consentono loro di superare qualche ostacolo in maniera non lecita, sono un aiuto alla delinquenza. È un discorso complesso per i bambini, però io ritengo che la natura umana è portata per indole al bene, quindi basterebbe che gli adulti guardassero il mondo con i bambini e forse da loro potremmo imparare tanto di più. Qual è la frase che ricordi di più del dottor Borsellino? La frase che ricordo di più, ce ne sarebbero veramente tante, però una che mi piace tanto è il fresco profumo di libertà. Quella mi piace tanto e poi quella frase che a volte viene un po' cambiata, chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola. In realtà la paura esiste, cioè in tutti, e come diceva lo zio Paolo, è umano che ci sia, tutto sta nel coraggio di sconfiggere la paura. Questa in realtà era la frase dello zio. Qual è la frase che ricorda di più del dottor Paolo Borsellino? La più bella è: non mi piaceva Palermo, per questo ho imparato ad amarla. Io l'ho appreso da Fei. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.